Siamo con Giorgio Palmucci, che è il presidente dell'ENIT, Ente Nazionale del Turismo. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno. Allora, la stagione sta per volgere al termine, la stagione estiva 2021. I dati mi pare siano confortanti per quanto riguarda il turismo in Italia. Ecco, quali sono i vostri reali dati? I nostri dati vedono che sicuramente rispetto poi all'anno 2020, che è stato l'anno più disastroso, hanno visto una crescita importante soprattutto per quanto riguarda il turismo balneare, il turismo montano e anche il turismo dei laghi, e con una grande crescita ovviamente del turismo anche domestico, perché gli italiani, come per altri paesi del mondo, insomma, siamo stati un po' circoscritti nella scelta delle destinazioni, però un aspetto estremamente positivo, perché così gli italiani hanno potuto scoprire e riscoprire l'Italia. Quindi diciamo che quello che ancora soffre è soprattutto sono due settori, cioè il turismo, quello congressuale, MICE, proprio per effetto degli smart working, per effetto di tutto quello che è stato causato dalla pandemia, e in secondo luogo ovviamente le città d'arte e quelle destinazioni che vivevano soprattutto di un turismo intercontinentale, quindi un turismo alto spendente, un turismo americano, un turismo dell'estremo oriente, che ancora manca, perché ovviamente il numero di voli provenienti da questi paesi è ancora estremamente limitato, per cui bisogna guardare adesso all'autunno, e grazie anche alla campagna vaccinale un po' in tutta Europa, nel nostro paese in particolare, saremo in grado di poter garantire quella che è la sicurezza, che è la variabile fondamentale nella scelta di una destinazione da parte di turisti provenienti da qualsiasi parte del mondo. Benissimo. Qual è il reale ruolo di ENIT? Per noi è stato ovviamente un cambio abbastanza strutturale, perché noi riteniamo che ad ogni modo il mondo che abbiamo vissuto fino al 2019 sarà comunque differente anche una volta superata la pandemia, per cui noi siamo riusciti già anche nel 2020 a mantenere aperti almeno in smart working tutti i nostri 28 uffici nel mondo, e quello su cui noi stiamo lavorando è ovviamente continuare una promozione soprattutto per quanto riguarda i paesi di prossimità, che sono comunque importanti, perché faccia conto che i turisti di lingua tedesca che vengono in Italia rappresentavano già il 30% dei turisti stranieri in Italia. Però poi soprattutto invece per quei paesi dei quali per il momento non possono ancora ritornare, riprendere i flussi turistici, mantenere quel dialogo e quel contatto continuo con gli operatori e con i viaggiatori, quindi B2B e B2C, in maniera tale proprio da poter mantenere un filo di dialogo che ci permetta di ricordare quello che il nostro paese può offrire, e soprattutto ricordare che il Covid, rispetto ad altri eventi deleteri del passato, non ha toccato l'hardware, cioè il nostro paese da un punto di vista delle bellezze naturali, artistiche, culturali, non è cambiato per effetto del Covid. Di conseguenza noi dobbiamo fare sì che venga mantenuto alto quello che è il sentiment, questo grande desiderio dei turisti, che i turisti hanno, di tornare o di venire anche per la prima volta nella loro vita in Italia. Benissimo. C'è un po' di apprensione da parte degli albergatori, soprattutto delle regioni del nord, per quanto riguarda la stagione invernale, la paura di non poter riaprire come lo scorso anno. Ecco, voi potete rassicurare in questo senso? Io direi proprio di sì, devo dire che anche il ministro Garavaglia nei giorni scorsi ha detto chiaramente che non si richiuderà, quindi ormai dobbiamo cercare di dimenticare quanto avvenuto nel passato. Purtroppo l'inverno scorso la terza ondata pandemica ha reso impossibile la riapertura delle frontiere e la riapertura di quello che era anche il turismo montano, in un anno tra l'altro con una grande quantità di neve, quindi è stato veramente un enorme danno. Quello che è stato appunto dichiarato anche dal Ministro è che noi stiamo seguendo anche con le associazioni di categoria, sia degli albergatori ma anche degli impianti di risalita, che attraverso quelli che sono anche investimenti che sono stati fatti da parte degli stessi, sarà possibile guardare in maniera ottimistica a questa stagione invernale in partenza fra pochi mesi. Benissimo. Che dialogo c'è tra il nuovo Ministro del Turismo Garavaglia e l'Ente Nazionale del Turismo? Sicuramente noi abbiamo vissuto, e non soltanto io sono presidente solo dal 2019, però dopo tanti anni, la nascita e la creazione del governo Draghi di un Ministero del Turismo ad hoc che si occupi proprio di turismo e non soltanto collateralmente ad altri settori dell'economia altrettanto importanti, non può che essere
mostrare una maggior attenzione da parte del governo nei confronti del nostro settore. Non per niente Draghi, il primo Presidente del Consiglio, nel suo discorso di insediamento ha ben esplicitato l'importanza del turismo per il nostro paese, e quindi avere un ministero ad hoc ci permette di avere una collaborazione molto più stretta e continuativa con il ministro e soprattutto il ministero, che si sta ovviamente organizzando, perché ci vuole ovviamente un minimo di tempo perché una struttura ministeriale nuova possa andare a regime. Benissimo, ringraziamo allora Giorgio Palmucci e gli auguriamo buon lavoro. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Buona giornata.